Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Francesco Scarpace Marzano, regista dello spettacolo Le Serve di Genè, che si terrà il 9 e l'11 giugno al Teatro Factory 32. Intanto, buongiorno. Può parlare un po' dello spettacolo? Sì, lo spettacolo è Le Serve di Jean Genè, per la traduzione di Giorgio Caproni. È uno spettacolo particolarmente intenso, particolarmente forte. La trama vede le due sorelle, Claire e Solange, cameriere e modello al servizio di una vecchia signora. La particolarità in questo loro rapporto sta nel fatto che quando la signora, Madame, esce di casa, le due recitano a turno il ruolo di Madame e della serva, solo che chi interpreta la serva non interpreta se stessa, ma l'altra sorella. Questo è una sorta di rituale, no? Un rituale quotidiano che si consuma nella camera da letto della signora, ed evidenzia in questo modo tutti i loro sentimenti verso questa vecchia signora, amata e odiata da un lato, invidiata e ammirata dall'altro. Questo fa emergere, in questo delirio quotidiano, fa emergere tutta la femminilità cattiva, malata, erotica di queste due ragazze. Io adesso non voglio diciamo così rivelare tutta la trama, perché non tutti conoscono, insomma, benché sia un classico, non tutti conoscono l'opera, però è un'opera che abbiamo scelto di mettere in scena perché molto più di altre permette di fare una importante indagine su quelle che sono le dinamiche dell'animo umano, che sono aspetti molto importanti per chi si occupa di formazione teatrale. Anime Sceniche non è solo una compagnia, è anche soprattutto una scuola di recitazione che va a indagare proprio sui meccanismi dell'animo umano, e quest'opera permette di lavorarci molto, in maniera molto molto intensa. Ok, quindi è un ottimo modo per concludere la stagione teatrale del Teatro Factory 32. Direi di sì. E lei in questo spettacolo ha il ruolo di regista, giusto? Regista, esatto. Io sono il direttore artistico della compagnia di Anime Sceniche, e perché Anime Sceniche sia una scuola che una compagnia, e in questo caso curo la regia di questo dramma. E perché avete scelto Factory 32 come luogo dove mettere in scena questo spettacolo? Perché trovo nella direzione, che è appunto quella di Valentina Pescetto, un modo di lavorare molto serio, molto attento alle nuove realtà, e caratterizzata da un grande coraggio di dare voce a queste nuove realtà. E soprattutto lo spirito che ha avuto Valentina nel creare il progetto di Factory 32 e di riuscire a tenerlo in piedi nonostante i problemi della pandemia, ci hanno portato a rivolgerci a lei prima di tutti, insomma. Capisco, infatti noi abbiamo anche avuto come ospite Valentina Pescetto e apprezziamo molto il suo progetto, molto bello, interessante. E quindi perché diciamo ai nostri spettatori perché dovrebbero venire a vedere questo spettacolo? Perché le attrici che prendono parte al dramma, due di loro sono Aurora Marcianò, Miriam Malacarne e Daniela Lerva. Aurora Marcianò e Miriam Malacarne interpretano i ruoli delle sorelle. E queste due ragazze si sono presentate in Anime Sceniche 5 anni fa, esprimendo con, devo dire, grande coraggio e quasi spaventate solamente dal dirlo, hanno espresso il desiderio di diventare delle attrici. E per 5 anni queste ragazze si sono formate con una dedizione ammirevole, con una costanza, una serietà tali da aver appunto proposto loro di far parte della compagnia, perché la compagnia di Anime Sceniche si compone delle attrici e degli attori che si sono distinti all'interno del percorso accademico. E loro hanno espresso questo desiderio.
per me era una grandissima responsabilità. Si sono lasciate condurre, si sono fidate e affidate, e loro realizzano il loro più grande desiderio con la loro prima esperienza da professionista, di fatto. E Daniela Lerva è arrivata dopo, che interpreta invece Madame, è arrivata dopo. Io, lei ha più esperienza, ho grande stima di Daniela e ho pensato che potesse essere la madrina perfetta, la Madame perfetta, se vogliamo, per accompagnare queste due giovani ragazze in questa loro prima, di fatto, esperienza come professioniste. Ho chiesto loro di fare delle rinunce e lo hanno fatto. Ho chiesto loro di adattarsi a un piano di lavoro a cui non erano abituate, perché erano allieve fino a poco tempo prima, e lo hanno fatto. Davvero, la dedizione che hanno messo queste due ragazze è ammirevole e può essere un esempio per chi desidera non solo dire, ma anche voler diventare un'attrice o un attore. Cioè, loro sono l'esempio che è possibile. E quindi forse è il caso di andarla a vedere, perché in quest'ora e 10 di spettacolo è racchiusa tutta la loro fatica, il loro percorso e soprattutto il loro desiderio. Quindi possiamo prendere queste attrici come guida e ispirazione, giustamente? Assolutamente sì, assolutamente. Per questo vale la pena venire a vedere questo spettacolo. Sì. E tra tutti gli spettacoli teatrali, perché avete deciso di mettere in scena proprio questo? Allora, dicevo che le ragazze si sono praticamente da 5 anni a questa parte trascorrono le loro giornate presso la nostra scuola. E 5 anni fa erano qua praticamente sempre, ogni giorno erano qui, ok, e le sentivo esercitarsi in aula con tutta una serie di strumenti. Uno di questi è un esercizio che è l'esercizio di base del nostro percorso accademico, e che le metteva in relazione. Il modo in cui si relazionavano, io conoscevo già l'opera di Genet, il modo in cui si relazionavano mi hanno ricordato Claire e Solange. Il loro modo mi ha ricordato proprio Claire e Solange. E con una battuta molto fugace io ho detto loro: sembrate Claire e Solange delle serve. E questa cosa poi è diventata realtà. Abbiamo cominciato a parlarne, loro hanno letto il testo, sono rimaste affascinate da queste personalità molto particolari dei personaggi e abbiamo deciso di dare concretezza a quello che inizialmente era solo una battuta. Abbiamo cominciato a lavorare, il lavoro procedeva molto bene, eravamo già pronti l'anno scorso, abbiamo realizzato un trailer, l'abbiamo inviato a Valentina e Valentina addirittura ha creato proprio una sezione Nuovi Talenti all'interno della loro stagione teatrale, proprio perché non se la sentiva di rifiutare un lavoro così ben fatto da parte di Miriam, Aurora e Daniela. Quindi il motivo per cui sono proprio le serve è perché ho visto loro due nel lavoro di training relazionarsi con la stessa intensità con cui si relazionano proprio Claire e Solange. Quindi possiamo proprio dire che questo spettacolo teatrale è fatto proprio per queste due attrici, si completano a vicenda? Sì, sicuramente sì, sì. Tra l'altro Claire e Solange come personaggi non esistono l'uno senza l'altro, e addirittura anche nella realtà, perché comunque benché Genet prenda le distanze da questo fatto di cronaca, di fatto le serve si ispira a un fatto di cronaca realmente avvenuto che vede proprio coinvolte due sorelle a servizio di una ricca signora. Quando poi sono state arrestate e separate, le due sorelle hanno manifestato una patologica insofferenza proprio allo stare l'una lontana dall'altra. Quindi sì, si completa la vicenda. Miriam e Aurora hanno sempre lavorato insieme. Ottimo, allora possiamo dire che tutti gli spettatori dovrebbero andare a vedere questo spettacolo e quindi in conclusione le chiedo di lanciare un invito ai nostri spettatori. Ok, allora sono rimasti ancora pochi posti per lo spettacolo, però si fa ancora in tempo. Io credo che passare 1 ora e 10, perché questa è la durata dello spettacolo, sono 70 minuti,
70 minuti con queste ragazze vi trasporta all'interno di quello che è il loro sentire e i loro desideri, e sono assolutamente convinto che non ve ne pentirete. Ok, allora ringraziamo Francesco Scarpace Marzano per aver partecipato al nostro collegamento e gli auguriamo un buon lavoro. Grazie, grazie a te.